Cos'è successo? Cos'è successo? Belli bambini, belli, belli. Voi siete tutti belli. Allora, ragazzi, aspettate un secondo che no, vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere qualcosa, aspettate. Vedete questa roba qua? Vedete? Questo pezzo verde. Questo pezzo verde, lo vedete? Questo siete voi, siete così piccoli. Allora, a parte che siete una massa di imbarazzo, no, ragazzi, a parte gli scherzi e gli sfottò che avete giocato bene, per carità, una bella finale. E buono equipos, e buono equipos, e l'Inter, equipo eccezionales, e Siviglia. Sei coppia in bacheca, ragazzi, mamma mia. Comunque, voi siete imbarazzati, non presentatevi più in Europa. Perché, ragazzi, allora, godo, perché godo come un dannato, godo come un porco. Godo come quei porconi maledetti, come gode, ragazzi. Godo, oggi festeggio, oggi giuro, ragazzi, che festeggio. Oggi festeggio, non lo so, mi sparo, festeggio con questa roba piccola. Andate a fanculo. Voi l'Europa League. Ma cazzo, dove cazzo vuoi andare? Ragazzi, è giusto così, è giusto questo risultato perché l'Inter è andata. A parte che ci prendono per culo a noi ogni fottuta volta, ma voi siete delle seghe umane. Cioè, voi andate lì. Cioè. Mastrangelo, succhiami le palle, Mastrangelo. Vai a fare in culo, va. Mastrangelo. Hai vinto un triplette tiro e dopo viene ad attaccare mio Milan, vaffanculo in quarantena, ragazzi. Io quegli youtuber che attaccavano il Milan in quarantena come youtuber famosissimo, ma non mi frega un cazzo attaccare altri, li attacco chi cazzo voglio. Come Mastrangelo, eccetera. Che dicevano, ah, siete una razza di poveracci, eccetera, dove cazzo volete andare, mi fate pena. Tu mi fai pena, tu, la tua squadra di merda mi fa pena, ma sai perché mi fa pena? Perché non valete nulla, perché tu quando vai in finale, ragazzi, vi spiego una cosa, quando tu vai in finale, cazzo, vai in vantaggio 1-0 perché poi ti dà rigore, giustamente, quello è il rigore che ci sta per l'Inter, vi giuro. E anzi, vi dirò, ok che subisci gol del Siviglia e vai in pareggio e poi il Siviglia fa una prestazione della Madonna, per carità. Però ragazzi, c'è da dire che tu la finale non hai affrontata bene, che non hai affrontata. C'è da dire che hai avuto un livello basso finché sei arrivato in finale e non eri così pronto a quel tipo di livello che era Siviglia. Perché ragazzi, io vi ricordo, Siviglia ha affrontato Manchester United, squadre come Arsenal, se non sbaglio. E compagnia belle, non l'elenco che girone dell'Inter, quello che ha preso l'Inter, dove sai? Ludogorets prima del lockdown insieme a Getafe, poi per il ritorno è arrivato lockdown, però ha recuperato, quindi è passato l'Inter. Ha preso Leverkusen, non dimentichiamo, e poi ha preso il Shakhtar. Ragazzi, il Shakhtar faceva un po' sesso sterile, onestamente. Il Getafe non era praticamente sceso in campo. Il Ludogorets non capivo perché cacchio era ai sedicesimi e devo dire che ha giocato, però ha giocato bene con sì, ha giocato bene anche con Shakhtar, ma anche con comunque eliminare Leverkusen non è così semplice, quindi ragazzi, complimenti lì. Però io vi dico, godo come un maiale perché veramente, mamma mia, che veramente, allora veramente siete imbarazzanti. Perché non mi frega un cazzo quanti dislike mi becco, ragazzi. Allora, imbarazzanti poco detto, perché voi eravate talmente sicuri di vincere questa coppa. Perché voi siete non tutti i tifosi, ma la maggior parte sono tutti dei prepotenti, che disonorano questa competizione. Poi arrivano in fondo e poi la elogiano questa coppa. Invece questa coppa vi ha fatto vedere che non appartiene a voi neanche questa.
magari ragazzi, prendevate coppa, fate varie collezioni di coppa d'ombrelli, se, comunque anche se la vincevate, vi sfottevo lo stesso, dicevo, ma come vincevo la coppa degli ombrelli, poi dicevate che io rosico, non rosico, io godo, sono un goditore esperto, godo di questa squadra, ragazzi, che godo, perché ragazzi, voi siete veramente, vi va sempre di culo, ma oggi no, attenzione, fermi tutti, oggi no. Sta uscendo tutta una merda schifosa, cazzo, dappertutto. Cantone e colti la lingua. Non hai vinto finale mio. Ti sta bene. Devi ricordarti che ti sta bene, perché sei un allenatore bravo. Bravo. Sono coerente e bravo. A me non piace, ma è bravo. Però non l'hai preparata bene, cioè, onestamente ragazzi, oggi sì, l'hai preparata in modo sì, ma non abbastanza, cazzo, nel senso ragazzi, l'Inter nel secondo tempo si è praticamente persa, quindi boh. Ragazzi, veramente, e io sono chiaro qui pronto a festeggiare con i miei cugini che vincevano una coppa prima di noi. Invece no. E invece no, ragazzi, invece no, ma che goduria, ma com'è bello, ma com'è bella la vita, mamma mia, come godo, ragazzi, come godo. Godo. L'altro giorno era l'interista, come cazzo si chiama? Ah, Luca godeva, ma due Luca godevano. E oggi sono io a godere, perché se loro godevano sono andati in finale, io godo che hanno perso la finale, che è ancora più bello, puttana. Ragazzi, puttana Eva, sei bello. Siete ridicoli, no? Siete ridicoli perché, ragazzi, quando tu arrivi in una finale devi correre più dell'avversario. Se poi tu arrivi... Allora, se tu arrivi in intervallo sopra di 2-2, secondo me c'è un punto di domanda che devi fare, perché hai subito due gol in primo tempo, no? Boh, non me ne frega quanti dislike mettete. Mettete pure 100 miliardi di dislike. Frega un cazzo, sto video è così. Tanto per farvi capire che sono un antiterista assurdo, ma vi sta bene, perché voi siete una squadra veramente che avete sempre fortuna, voi siete dei fortunati. Non vincete perché dovete vincere adesso sto giro. Vabbè, allora, a essere coerenti ci sta, ma se per me rimanete una squadra veramente, una squadra che non può sopportarvi. Vi porto rispetto, alcuni tifosi sì, però non posso, come squadra non potrò mai apprezzarvi il vostro gioco, perché a me non piacete, sono anti-interista, ragazzi, sarà il mio difetto, sono anti-interista come saranno anti-milanisti, però ci sta, cioè nel senso, io non condivido, anche se Conte veniva al Milan, io Conte, il pianina lo prendevo lo stesso per culo, perché non mi piace, mi sta sul cazzo Conte, mi sta sulle palle, se veniva al Milan... Tante botte, tanti schiaffi, mamma mia ragazzi. E per carità, l'Inter quest'anno è stata molto pericolosa. E la verità, sì, che è arrivata a meno un punto dalla Juventus e noi siamo arrivati sesti. Ok, avete ragione. Ma allo stesso tempo c'è da dire che tu hai portato una finale, noi no. E quindi tu quando vai in una finale devi portare a casa il trofeo almeno, se sei forte, se sei veramente forte. Perché come hai giocato nelle precedenti partite... Il gioco di oggi era proprio nullo con quello che ho fatto prima, quello che voglio dirvi. Ragazzi, poi chi capisce mi capisce, chi non vuole capire che stia lì dove cazzo vuole. A me però i tifoselli del cazzo che non mi portano rispetto si meritano soltanto il peggio. Si meritano il peggio e andate a cagare se siete delle merde. Se siete delle merde schifose a non essere sportivi e a non rispettare i miei colori. Perché se io oggi magari non ho rispettato i tuoi colori, ok? Ma se io non rispetto i tuoi colori... E magari te non mi rispetti neanche. Che cazzo devi fare? Cioè voi sempre siete prepotenti. Non rispettate un cazzo. Andate a cagare, va. Andate a cagare. Quella razza imbecille che non accetta e continua a dire sul Milan cose del cazzo, devono disiscriversi da sto cazzo di canale. Ciao ragazzi.